Buonasera a tutti, benvenuti in auditorium. Questa sera l'incontro è dedicato al Super Barocco a Genova. Si tratta di una serie di eventi legati al progetto che è stato ideato dalla Direzione Cultura e che è anche collegato agli eventi che sono in atto presso le Scuderie del Quirinale. Genova ha inviato a questo scopo diversi dipinti, diverse opere e naturalmente Genova la Superba merita sicuramente questo titolo, perché il Barocco a Genova è stato un evento importantissimo che ha reso appunto superba la nostra città e che ha avuto diverse manifestazioni in ambito letterario, quindi artistico, anche in modo più ampio. Tanti sono stati appunto gli artisti, anche stranieri, che si sono adoperati proprio nella nostra città, tra cui Rubens, Van Dyck, ma anche artisti locali, per esempio come Valerio Castello e Gregorio De Ferrari, che hanno dato un'impronta locale sicuramente determinante, come anche è stato per Bernardo Strozzi. In ogni caso lascio la parola alla relatrice che abbiamo ospite questa sera, che è Ede Luigia Raffo, dell'associazione Accompagna, che ci illustrerà questo meraviglioso percorso artistico. Grazie, buonasera. Allora, mi hanno chiamato per parlare del Barocco e io parto abbastanza da lontano, perché il Barocco intanto è un termine utilizzato dagli storici dell'arte per indicare lo stile artistico dominante nel XVII secolo. Cerchiamo di dare una definizione alquanto approssimata del termine stile, che è un insieme di tratti formali che caratterizzano un autore o un'opera, che può essere di genere letterario, musicale, pittorico, architettonico, ed estendersi anche ad un periodo. È ciò che avviene all'inizio del 1600 fino alla prima metà del 1700, quando si afferma il Barocco, stile nato a Roma nel XVII secolo. È un movimento estetico, ideologico, culturale, che dall'Italia si propaga in tutta Europa, nel mondo dell'arte, della letteratura, della musica. Il più grande interprete fu Gian Lorenzo Bernini, genio multiforme, scultore, pittore, architetto, massimo protagonista di quest'epoca. Parlando del Bernini, non si può fare a meno di pensare allo spettacoloso baldacchino della Basilica Romana di San Pietro e al grandioso colonnato antistante. Ma ritorniamo a Genova. Prima però parliamo del termine barocco. Il termine barocco proviene dal portoghese, dove indica una perla irregolare, quella che noi chiamiamo perla scaramazza, ed è perciò passato col tempo a indicare qualcosa di bizzarro e contorto. Ingiustamente però, perché il Barocco non è né bizzarro né contorto. Sebbene il Barocco abbia influenzato anche la musica, nel panorama genovese purtroppo non troviamo musicisti. Ma per dare un'idea, basta citare solo alcuni dei moltissimi maestri dell'epoca: Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi, Alessandro Stradella, George Handel e il più grande di tutti, Johann Sebastian Bach, per renderci conto di quanto il Barocco abbia compreso anche la musica. La nuova tendenza, il Barocco, è appoggiato dalla Chiesa Cattolica, che dopo il Concilio di Trento, durato dal 1545 al 1563, 18 anni, con la Controriforma si oppone al protestantesimo sostenuto da Martin Lutero. Martin Lutero è un monaco agostiniano cattolico
che nel 1517 affigge le famose 95 tesi in latino alla porta della chiesa di Wittenberg come protesta verso le indulgenze concesse dietro pagamento dal Papa Giulio II, avido di denaro, per finanziare la costruzione della Basilica di San Pietro. E questo era veramente una vergogna. Lutero, che abbandona il cattolicesimo, determina la nascita dello scisma protestante, che tra le altre numerose critiche che pone al cattolicesimo, elimina le immagini sacre dalle chiese e il culto dei santi, di Maria, delle reliquie. L'intento della Controriforma è quello di ricondurre alla fede il mondo cristiano attraverso le emozioni suscitate dalle immagini che abbelliscono le chiese. Quindi è proprio la Chiesa la maggiore committente delle arti figurative. Meglio come metterlo chiaro. Permettetemi un richiamo tra i molti che si potrebbero fare parlando del Concilio di Trento. Io ogni tanto divago delle mie cose. Nel Medioevo e nel Rinascimento era diffusa l'abitudine tra le classi abbienti di consumare ogni pasto la carne, tanto che i ricchi e i nobili, il cui principale divertimento erano le battute di caccia, si ingozzavano di selvaggina e facilmente, sia dame che cavalieri, morivano di gotta. Così il Concilio emanò e fece rigorosamente applicare delle norme restrittive circa il consumo di carne, istituendo addirittura 150 giorni di magro e il pesce era considerato carne magra. Addirittura, nei giorni di Quaresima, non si poteva consumare il burro e il latte, tant'è vero che avevano inventato, così si può dire, il latte di mandorla, che si otteneva schiacciando le mandorle, aveva lo stesso aspetto e non andava male, quindi durava molto di più del latte di mucca. È chiaro che non dappertutto si poteva trovare pesce fresco, così per rispetto delle nuove norme religiose si diffuse l'uso del pesce conservato, il merluzzo essiccato che proveniva dai mari del nord, meglio conosciuto come stoccafisso o baccalà, con l'invenzione di nuovi appetitosi piatti che sono entrati in seguito nei refettori religiosi, nelle osterie, nelle case e perfino nelle corti dei nobili. E ritorniamo al barocco. Il nuovo stile barocco conquista anche Genova e la cambia in ogni aspetto, dall'arte figurativa nelle sue varie espressioni, all'abbigliamento, all'arredamento. Resisterà sino all'avvento del neoclassicismo, movimento della seconda metà del Settecento, che rappresenta la riscoperta del mondo classico, nato come reazione agli eccessi del pesante tardo barocco e al successivo rococò, termine dal francese rocaille, meno drammatico e ancora più leggero, dai colori delicati, ma ricco di ornamenti come ghirlande, conchiglie, foglie, pietre, e ne abbiamo degli esempi nelle grotte dei palazzi nobiliari, e ce ne sono parecchie anche a Genova. Nel Seicento le famiglie potenti fanno edificare palazzi o modernizzano stabili e chiese già esistenti, con decorazioni che assecondano il nuovo gusto che prevede vitalità, leggerezza, movimento. È il periodo in cui la Repubblica di Genova si trova all'apice della sua potenza, non solo economica e finanziaria, ma anche artistica e culturale, sebbene risenta dell'espansionismo turco che, con la conquista di Costantinopoli nel 1453, l'aveva privata degli insediamenti del Levante che avevano arricchito i mercanti. Facendo un passo indietro, consentitemi, al periodo in cui Genova era la dominante e la sua bandiera faceva venire i brividi ai pirati che infestavano il Mediterraneo, mi piace precisare che non è corretto parlare di colonie genovesi. La colonia, infatti, è preceduta da un'invasione militare
prevede lo sfruttamento dei territori e la riduzione in schiavitù delle popolazioni sottomesse. Genova, invece, installava i suoi fondaci, dall'arabo funduk, edifici che comprendevano magazzino e alloggio dei mercanti che venivano autorizzati ad aprire attività in territori stranieri. Non andavano abusivamente, erano autorizzati. Gradatamente i fondaci si ampliavano, comprendevano moli, dogana, darsena, chiesa, abitazioni civili, perché, come scrisse Lucchetto, il famoso anonimo genovese del secolo XIII, tanti sun gli zeneigi per lo mondo si desteigi che donde van e li stan na traseno a che fan. Persi gli insediamenti, i genovesi non si spaventano e si trasformano rapidamente in banchieri. Questo tempo vede un'irripetibile stagione di fioritura delle arti. È il famoso siglo de los genoveses, detto anche siglo de oro, in cui i banchieri genovesi si arricchiscono sempre di più con gli interessi che ottengono, sovvenzionando la monarchia spagnola, costantemente alla ricerca di denaro. Tanto che il poeta spagnolo Francisco de Quevedo afferma che l'oro nasce nelle Americhe, muore a Siviglia ed è seppellito a Genova. Le famiglie facoltose sostengono e finanziano alcuni pittori, che pur essendo in genere fiamminghi, rappresentano in pieno il barocco genovese e le cui opere fanno parte dell'attuale patrimonio dei musei cittadini. Tra i principali pittori in attività a Genova troviamo Pieter Paul Rubens e il suo allievo e amico Anton van Dyck, che fra gli altri capolavori dipingono i ritratti dei componenti delle famiglie più eminenti. Abbiamo due magnifici Rubens nella chiesa di Sant'Ambrogio o chiesa del Gesù, che si trova in piazza Matteotti. Uno è il Sant'Ignazio Guarisce Nossessa, Sant'Ignazio che è il fondatore della Compagnia di Gesù, e l'altro è sull'altare la circoncisione di Gesù. Ebbene, questo può considerarsi il punto di svolta verso il barocco. È ben noto il famoso volume pubblicato ad Anversa da Rubens dal titolo Palazzi di Genova, e ce n'è una copia là, in cui descrive meravigliosi edifici di Strada Nuova. Molto richiesto fu anche Cornelis de Waal e suo fratello, fiamminghi. Alcune sue opere si trovano a Palazzo Bianco. Tra queste c'è la famosa Visitare gli ammalati, che rappresenta la cosiddetta festa dei perdoni, ma sarebbe troppo lungo a raccontarla. Se vogliamo ammirare un esempio perfetto del barocco genovese, dobbiamo recarci alla Galleria degli Specchi di Palazzo Reale, dove sono conservate anche le statue del Parodi, di cui poi parleremo, ispirate alla Metamorfosi di Ovidio. Pure Caravaggio, che ebbe grande influenza sulla pittura barocca e arricchì le sue tele con particolari di nature morte, passò da Genova, dove si conserva una sua tela, e lì si vede, il famoso Ecce Homo del 1605, custodito nei musei di Strada Nuova, e dove rimangono lavori di molti suoi seguaci, esponenti del barocco cosiddetto naturalistico. Michelangelo Merisi, il Caravaggio, dipingeva la realtà di tutti i giorni ed i suoi modelli erano gente comune, contadini, pescatori, persino prostitute, tanto da scandalizzare spesso i ben pensanti. Abbiamo a Genova un altro pregevole e commovente Ecce Homo, di un'altra epoca, dipinto nel 1475 da Antonello da Messina, conservato nella galleria di Palazzo Spinola. Appartengono al periodo seicentesco molti eminenti pittori genovesi che possiamo ammirare nelle nostre chiese, tra i quali Domenico Fiasella, Orazio De Ferrari, Gioacchino Assereto, Giovanni Andrea De Ferrari, Valerio Castello, Giovanni Battista Castiglione, detto il Grechetto, Giovanni Battista Gaulli, detto il Baciccio,
Domenico Piola e soprattutto per la quantità di capolavori lasciati Bernardo Strozzi. Bernardo Strozzi che è uno dei miei preferiti e di cui vi parlo adesso. Bernardo Strozzi nasce a Genova nel 1581. Da ragazzo fu messo come apprendista presso un buon pittore. Era contentissimo, ma a 17 anni gli prese la smania di entrare nel convento dei Cappuccini di San Barbara, Barnaba, e diventare frate. Così fece, ma la passione di dipingere gli rimase e nei momenti liberi non faceva altro che quadri. Dopo alcuni anni chiese la dispensa per uscire dal convento, con la scusa di avere la madre povera e malata e una sorella nubile e non sapevano come mantenersi. Perciò ritorna nel mondo come prete secolare e si ritira a vivere a Campi in una casetta che aveva ereditato dal padre. Sappiamo che alla fine del secolo XVI le grandi famiglie facevano costruire i loro bei palazzi in Strada Nuova. Erano alla ricerca di valenti artisti e cominciarono a ordinargli quadri per i palazzi, soggetti sacri per le chiese, e Bernardo lavorava contento dipingendo tele e affreschi. Questa è la famosa cuoca di Bernardo Strozzi. Veramente all'epoca i cuochi erano tutti maschi, erano tutti uomini, per cui questa era una sguattera, ma siccome non faceva bello dire la sguattera, allora l'ha chiamata la cuoca. Notate il visetto di questa, perché poi ne riparliamo. Questa è Santa Cecilia, dipinta sempre da Bernardo Strozzi. Gli anni passarono, la madre muore, la sorella si sposa, perciò, non esistendo più un motivo per rimanere fuori dal convento, i superiori gli chiedevano di riprendere la vita religiosa, ma con mille pretesti cercava di guadagnare tempo e intanto dipingeva. Scrisse anche al Papa, ma senza risultati. A quei tempi non si scherzava. L'arrestarono e fu incarcerato per 3 anni alla prigione del convento. Vista però la buona condotta, fu scarcerato e gli fu concesso il permesso di uscire dal convento accompagnato da un altro frate per andare a far visita alla sorella. La tentazione era grossa. Vestito da prete, riesce a saltare sulla nave, imbarcarsi come clandestino e arrivare a Venezia, che allora si trovava all'estero. Visto la faccina di questa bellissima santa? Bene. Ora passiamo a un'altra. Questa è l'Adorazione dei Pastori, sempre di Bernardo Strozzi. E questa è il viso della Madonna. Avete notato che tutte si somigliano? Perché la modella era sua sorella. Quindi lui in ogni quadro, se era un soggetto femminile, riproduceva le fattezze di sua sorella. Rimane a Venezia. Ci vive per 15 anni sino alla morte avvenuta nel 1644. Sempre vestito da prete, sempre continuando a dipingere. Tutti lo conoscevano come il prete genovese, mentre a Genova lo chiamavano il cappuccino e con questi nomi è passato alla storia della pittura italiana. Mentre era a Venezia dipinge, scusate, qui ci sono questi segnalini qua, ma non sono riuscita a levarceli. Questo è il doge Francesco Erizzo, uno dei dogi di Venezia, al quale lui aveva fatto il ritratto. Allora, ripassiamo le pietre barocche, ma nel frattempo continuiamo a parlare di Bernardo Strozzi. Ha lasciato tante opere, peccato che una parte dei suoi affreschi sia andata perduta, dal momento che 2 chiese, San Domenico e San Tommaso, genovesi, furono demolite durante le ristrutturazioni della città. Ma più di 40 ritratti e 500 quadri esistono ancora in giro per il mondo,
Se volete vederli, basta che andiate, oltre che nei musei d'Italia, a Londra, Amsterdam, Parigi, New York, Chicago, Mosca, San Pietroburgo, Vienna, Zurigo, Berlino, Belgrado, e se per caso non vi bastassero, ce ne sono anche degli altri. Tra gli architetti genovesi del momento, il più grande è Bartolomeo Bianco, al quale la famiglia Balbi commissiona l'apertura di una nuova strada, l'attuale via Balbi, dove in seguito egli erige il Collegio dei Gesuiti, oggi sede dell'Università, nella quale risolve i dislivelli della collina con geniali scenografiche scalinate. Inoltre erige la chiesa di San Vittore e San Carlo, quella dove c'è la famosa Madonna della Fortuna, nella quale è conservata la statua della Madonna del Carmine, capolavoro di Filippo Parodi, e poi altri, numerosi altri palazzi. L'albergo dei poveri, edificio barocco colossale, voluto dal benefattore Emanuele Brignole, nasce anch'esso nella seconda metà del 1600, quindi in pieno barocco, progettato da un gruppo di architetti che trassero ispirazione dall'ospedale maggiore di Milano, eretto a metà del 1400 da Antonio Averlino, detto il Filarete. E passiamo alla scultura. Nella scultura del momento si stagliano due grandi, grandissimi, Anton Maria Maragliano, che raggiunge vette eccelse inarrivabili nella scultura in legno policromo, e Giacomo Filippo Parodi, che iniziando dalla scultura in legno passa poi con sfolgoranti risultati a quella in marmo. E adesso parliamo di Anton Maria Maragliano. Ah, queste sono sempre le perle barocche, le perle scaramazze. A proposito delle perle, le perle scaramazze si diffondono prima nei paesi fiamminghi, nei secoli XVI e XVII, quindi sempre barocco, e vengono utilizzate per gioielli artistici ed elaborati. Coltivate o naturali, sono prodotte da diverse specie di molluschi bivalvi, tipo i muscoli, i nostri muscoli, no? Che vivono in fiumi e laghi, specialmente in Oriente, in Polinesia o in Australia. Quelle australiane pare che siano molto ricercate. Le ama giapponesi, letteralmente ama significa donna del mare, da 1500 anni si dedicano, da giovanissime e per tutta la vita, alla pesca di frutti di mare e delle ostriche perlifere, immergendosi mediante tecniche particolari sino a 30 metri e restano in apnea sino a 20 minuti. Questo, le donne riescono a fare anche questo. Allora, Antonio Maria Maragliano nasce a Genova nel 1664. A 16 anni è stato avviato all'attività di bancalaro, cioè mobiliere, nella bottega artigiana di uno zio materno. I primi lavori furono ornamenti per le galee genovesi e per i vascelli della flotta spagnola. Poi realizzò due casse processionali, che sono gruppi scultorei di grandi dimensioni destinati ai cortei religiosi, da cui traspare l'innovazione artistica della scultura lignea, dove l'imponenza si trasforma in leggerezza, tipico del barocco genovese di scuola romana. Allora adesso cerchiamo Pietà di Maragliano, che è in legno dipinto. Da qui le numerose commesse da parte di una vasta committenza di chiese, oratori, confraternite, ordini religiosi, per il quale realizzò imponenti macchine processionali, sculture d'altare, reliquiari e anche una statuaria per il presepe. Proprio nella seconda metà del secolo, precisamente nel 1610, presso il convento di Monte Oliveto a Vegli, inizia la tendenza a ricreare la natività di Gesù e quindi il presepe. Naturalmente
Napoli ci contende il primato, però il primo presepe è stato realizzato a Genova nel 1610. Quindi era la moda di rappresentare in miniatura l'ambiente e le scene della nascita di Gesù, ricorrendo a statue lignee prodotte su larga scala, vere opere d'arte disegnate da lui ma realizzate quasi tutti dai collaboratori. E ne abbiamo, per esempio al Museo Luxoro di Nervi ci sono le statuette del Maragliano che sono bellissime. E poi ci sono anche nella... Vabbè, poi ve lo faccio vedere dopo. La sua fama supera i confini regionali, perciò le sue opere, che formano un lunghissimo elenco, si trovano in Liguria, nel Basso Piemonte, e tramite i banchieri genovesi che gestivano le finanze spagnole, anche in Spagna, Portogallo e nelle colonie oltreoceano. Poi, intanto, vabbè, andiamo avanti con un'altra. Questa è una cassa processionale di Santa Caterina. Questa è la ruota dentata che rappresenta il martirio di Santa Caterina. E questi sono i vari componenti ed è una struttura enorme. Sempre nel Maragliano c'è una bellissima ascensione. Gesù sorretto dagli angeli che ascende al cielo, che è bellissima. Poi ricordiamo la produzione di numerosi crocifissi che sono caratterizzati dalla figura stilizzata del Cristo e da uno svolazzante panneggio del perizoma di impronta tipicamente barocca. Infine, i cristi delle confraternite laiche, le casacce, dalle grandiose proporzioni, pesanti e scolpiti in legni pregiati, ornati di fregi d'argento, i famosi cantini, quelli che sono in cima e ai lati della croce, d'argento, con un sacco di fiori, di foglie, eccetera, e sfilano in processione con elegante e singolare andatura grazie all'abilità di esperti portatori, che in genovese hanno un nome ben determinato. Quello che porta il Cristo si chiama Purtou, quello che lo passa da un portatore all'altro si chiama Strameau, e la cintura nella quale tengono infilata la base del crocifisso si chiama Croco. C'è anche, è qui, magari non ce lo mettiamo, e c'è anche un modo di dire genovese che dice che pescou de canna, cacciou de vischio, portou de Cristo i 13 belinui che sei mai visto. E io lo dicevo sempre a mio marito perché avevo una fotografia di lui quando era giovane, baldo e fiero, che portava il Cristo. Nel 1668 indirizza una supplica al Senato della Repubblica Genovese per ottenere l'esonero dalla corporazione dei bancalari, essendo uno scultore in legno, rivendicando la libertà di esercizio di un'arte nobile che non poteva essere accomunata con quella dei mobilieri. È un conto fare un tavolo e quattro sedie, è un conto fare questo. L'istanza fu accolta e venne riconosciuto ufficialmente come scultore, anzi come il maggiore e più famoso scultore in legno del barocco genovese. E adesso vi faccio vedere, e se non siete mai andati al Santuario della Madonnetta, dove c'è un presepe aperto tutto l'anno, andateci, perché è veramente una cosa stupenda. È la riproduzione di Genova, ci sono dei palazzi, c'è Palazzo San Giorgio, ci sono un sacco di porte, la lanterna, eccetera, eccetera. Questa è solo una parte del... Ecco, si può anche ingrandire. Qui c'è la Natività e qui ci sono tutti i personaggi. È bellissimo perché è molto grande, tra l'altro, ed è aperto tutto l'anno, si può vedere sempre. E queste sono le famose statuine del Maragliano di legno, rivestite di tessuti, di abiti fatti molto bene, però venivano disegnate da lui ma poi realizzate dai collaboratori della bottega.
E quindi abbiamo parlato anche del presepe. Adesso passiamo a Filippo Parodi. Intanto, da adesso, questa è una coppia di orecchini di perle scaramazze. E le ho messe tanto per distanziare un personaggio dall'altro. Genova e il marmo, o meglio, l'amore dei genovesi per il marmo, sono due binomi indissolubili. Il marmo in città lo troviamo dappertutto, nel bianco e nero delle chiese gotiche, nei palazzi nobiliari, negli architravi dei portali quattrocenteschi con gli altorilievi di San Giorgio e il Drago, nelle edicole seicentesche con le statue della Madonna e nei capolavori della statuaria sacra e profana del barocco. Giacomo Filippo Parodi nasce a Genova nel 1630, cresciuto alla scuola degli intagliatori, messo a bottega di uno scultore in legno per l'apprendistato, trova successivamente nel marmo il vero elemento della sua vocazione artistica. All'età di 30 anni va a Roma, alla scuola del Bernini, per apprendere l'arte della scultura in marmo, con un occhio di riguardo per le opere di Michelangelo Buonarroti. Intanto continuava la sua produzione di eccellenti console, specchiere, cornici e statue in legno dorato. A Genova, nel 1661, è raggiunto da Marsiglia l'insigne scultore Pierre Puget, che in circa 7 anni di attività avrebbe dato alla città il meglio della sua produzione artistica. Affascinato dal suo stile e dalla sua arte, abbandona la professione di intagliatore per dedicarsi esclusivamente alla scultura marmorea, risultando uno dei pochi artisti che abbiano lasciato opere insigni sia nel legno che nel marmo. Troviamo capolavori in marmo in numerose chiese e nel Palazzo Reale della nostra città. Fuori dalla Repubblica ne incontriamo Lisbona, Venezia, Padova, compresa la Basilica del Santo. Questa, se andate nella chiesa di Santa Marta, che è in Largo Lanfranco, in cima via Roma, c'è una chiesa, bisogna trovarla, bisogna sapere che c'è, che non è che si vede, però sapendo che c'è ci si va. E questo qua è un bellissimo trionfo di Santa Marta. Poi, questo invece si trova nella Basilica di Carignano ed è un San Giovanni Battista. Questa è una Madonna con bambino e guardate il movimento del vestito, del mantello e gli angioletti e le nuvole. È tutto un trionfare del gusto barocco. Questa è una Pietà di marmo. Questa è una Madonna Immacolata, sempre sullo stile di movimento barocco. Ecco, se vi trovate a passare da Campetto, non Piazza Campetto per favore, solo Campetto. Aspetta che se riesco largo. Ecco qua. Entrate nel Palazzo del Melograno, entrate all'OVS, una volta era la UPIM, adesso l'OVS, dentro, in fondo, c'è, nell'Infeo, c'è questa statua di Ercole, gigantesca, di impostazione barocca, infatti lo vedete che ha tutto il suo movimento barocco, e sovrasta una grande statua, una grande vasca marmorea. Oh, io voglio un po' vedere dove da qualche parte hanno una statua di uno scultore così importante dentro a un supermercato. Vabbè, è questo qua, sono le particolarità di Genova.
Trascorre gli ultimi anni a Genova e realizza ancora due statue, la Gloria di Santa Marta, quella che abbiamo visto per prima, e la statua di Sant'Agata. Anche questa bisogna trovarla, perché all'inizio di via Paolo Giacometti, in fondo a Corso Sardegna, c'è il piccolo monastero delle suore di Sant'Agata. E lo conosco perché mia mamma ci andava a messa, tutte le domeniche andava a messa lì. Era sulla riva destra del Bisagno ed era una statua molto, molto bella. Infatti io sono andata per vederla, non sono riuscita a trovarla per metterla nella mia chiavetta, però l'ho vista ed è molto, molto, molto bella, molto simpatica. Quindi la sua arte si può riassumere nell'abilità di plasmare il marmo come se fosse un taglio di legno, con la grazia e la leggerezza della formazione berniniana. È un'espressione di pura poesia che lo hanno proiettato in primo piano nel panorama scultoreo genovese e nel contesto europeo. Questo è un anello fatto con una perla scaramazza. Uno dei tanti che realizzano con le perle scaramazze. Allora, il periodo di cui parliamo vede la pressione del Ducato di Savoia, che con la sua secolare aspirazione ad avere uno sbocco al mare, e loro ridono perché lo sanno la passione che ho io per i Savoia, e che poi ci sono riusciti perché il congresso di Vienna ci ha regalato al Ducato di Savoia, cioè allo Stato, al Regno di Sardegna, al Regno d'Italia, insomma, va bene. E rappresenta una minaccia all'indipendenza della Repubblica. Essa infatti deve affrontare l'invasione delle truppe del Duca Carlo Emanuele I di Savoia, che però subisce una clamorosa sconfitta avvenuta il 10 maggio, oggi, del 1625 al passo del Pertuso nell'attuale comune di Mignanego. La tradizione vuole che Maria abbia fatto apparire un imponente esercito, alla vista del quale le truppe ostili fuggirono rinunciando a proseguire i combattimenti. Nel 1600, magari sarà stata, non so, una nuvola, qualcosa, con i colori del tramonto, ma per vedere che cosa, l'hanno scambiato per un esercito che stesse arrivando, naturalmente sono scappati. Alla piemontese, coraggio scapuma, no? Nel 1650 inizierà la costruzione dell'attuale santuario di Nostra Signora della Vittoria. Nella quale la Madonna è raffigurata con la palma del trionfo in una mano, con l'altra sorregge il bambino che a sua volta sventola la bandiera di Genova. Entrambi portano la corona. Perché? Perché nel frattempo Maria era stata incoronata regina di Genova. Questa fu un'idea luminosa, nata come reazione alla scarsa considerazione in cui versavano i rappresentanti della nostra Repubblica. Nelle cerimonie ufficiali, presso le varie corti, l'ordine di precedenza privilegiava sempre le monarchie, anche se queste si reggevano in piedi proprio grazie ai cospicui prestiti dei banchieri dalla Repubblica di Genova, i cui ambasciatori però dovevano cedere il passo, perché non era un regno. Allora cosa pensarono i nostri astuti antenati per poter essere all'altezza degli altri? Di eleggere, con una finalità politica ben precisa, una regina affinché in suo nome i rappresentanti di Genova potessero avere gli stessi diritti e ricevere gli stessi onori riservati agli altri, però senza problemi di successione dinastiche. Il 25 marzo 1637, sempre in periodo barocco, giorno dell'Annunciazione di Maria Vergine, nel corso di una fastosa e solenne funzione nel Duomo di San Lorenzo,
Maria fu incoronata quale regina di Genova, con tanto di corona reale, regale, scettro e chiavi della città. Di conseguenza anche i dogi, come vediamo dai molti ritratti conservati nei musei genovesi, ebbero diritto di portare la corona regia chiusa, a differenza di quella ducale che è aperta, e lo scettro quali simboli della loro dignità. Come risultato della venuta incoronazione, nei secoli successivi furono coniate monete che portano impressa la figura della Madonna col bambino. Se vogliamo ammirare una bella immagine della regina, eccola qua. Possiamo recarci nel cortile della parte medievale di Palazzo San Giorgio, dove si trova un'imponente statua della Beata Vergine, opera di Bernardo Carlone, sempre del XVII secolo, che per anni fu esposta nel porto. Durante un bombardamento della Seconda Guerra Mondiale cadde in mare, ma dopo il conflitto fu recuperata e successivamente posta nell'attuale sede, mentre in porto ne fu posta una copia. Come possiamo notare, ha in capo la corona, quindi non si vede tanto bene, ma c'ha la corona. Ingrandisci. Regge lo scettro e il bambino Gesù tiene nella manina le chiavi della città. Eccolo qua. Un cartiglio invoca et rege eos e governali, mentre una lapide afferma posuerunt me custodem, mi posero a custodia, recando la data dell'incoronazione. Questo spiega la devozione dei genovesi alla Madonna e perché nella nostra città sono numerosissime le edicole dedicate alla Vergine Maria, dette semplicemente emadunette, alcune delle quali sono veri capolavori d'arte, ma spesso le ignoriamo per la disattenzione o per la fretta con la quale attraversiamo il nostro bellissimo centro storico. In quel periodo ci furono altre congiure a favore di Savoia, sempre sventate, nel 1627 e nel 1628. Basta recarsi in via del Campo, quasi alla porta dei Vacca, dove esiste una fontana affiancata da una colonna infame fatta erigere per non dimenticare Giulio Cesare Vacchero, che nel 1628, e ci aveva provato anche nel 1625, ma era stato graziato, purtroppo, cospirò contro la Repubblica. C'è scritto proprio in latino sopra la colonna. Cospirò contro la Repubblica, gli fu tagliata la testa, requisiti i beni, espulsi i figli, distrutta la casa. Al posto della fontana i discendenti fecero installare, una fontana, detta la peschiera dei Raggio, nello spazio su cui si trovava la casa. È costituita da una vasca, probabilmente d'epoca romana, un arco e due colonne, eretta nel tentativo di occultare la colonna infame, che però rimane. Anche la letteratura genovese subisce il fascino del barocco e non possiamo trascurare il teatro. È interessante riportare un'usanza genovese. Aspetta un po', cosa c'è qua? Vabbè, adesso, tanto questo è un personaggio di cui sto per parlarle. Allora, anche la letteratura genovese subisce il fascino del barocco e non possiamo trascurare il teatro. È interessante riportare un'usanza genovese dell'epoca barocca detta teatrum sacrum, cioè teatro sacro. In usanza, nel XVII secolo, momento magico del barocco, che la gerarchia ecclesiastica commissionasse agli artisti degli apparati scenici in occasione di solenni cerimonie liturgiche, come canonizzazione di santi, eventi vari, eccetera. Si trattava di grandiosi impianti in cui i fedeli venivano coinvolti da luci, musica, immagini, persino profumi, come in un teatro in cui essi erano spettatori, ma anche attori.
Grandi artisti, tra cui Parodi, Gregorio De Ferrari, Domenico Piola e il Maragliano, profondevano il loro talento in apparati di sapore berniniano con grande dispendio di legni policromi, tessuti ricamati, argenti, marmi, non disdegnando di usare anche materiali effimeri come la cartapesta e lo stucco. Si trattava di vere e proprie rappresentazioni teatrali, ma c'è la documentazione che i disegni di opere effimere siano stati usati per realizzazioni durevoli, come le grandi pale d'altare o i gruppi scultori del Maragliano che ornano ancora le chiese della nostra città. E ricordiamo, tra le prime commedie del teatro, i lavori del nobile genovese Anton Giulio Brignole Sale, vissuto dal 1604 al 1662, il cui ritratto equestre dipinto da Van Dyck si trova a Palazzo Rosso. Egli scrive commedie plurilingue, ossia farcite di altri dialetti, con personaggi fissi, quasi delle maschere, che parlano però genovese. Nei Comici Schiavi troviamo il caporale Gradasso, un po' sul tipo del Miles Gloriosus di plautiana memoria, che parla uno sgangherato castigliano, mettendo in ridicolo la Spagna, che a quei tempi esercitava il suo potere. Strepita sempre, minaccia stragi con morti e feriti, ma alla fine non fa mai niente. Poi incontriamo il vecchio Barbogio innamorato, la servetta petulante, e nella commedia dal titolo I due anelli simili già ci fa capire che la vicenda è imperniata su uno scambio con relativi equivoci ed imbrogli. Su un mercante de frigi, cioè di ferite, un recamò de muri, uno che ricama le facce, su un quello che dà l'avviamento allo spia, che scarlassa a barba ai mangiafeu. Questo sarebbe un piccolo esempio del caporale Gradasso che in questa occasione parla genovese, ma parlava anche spesso in castigliano un po' impacciugato. Bene. Quindi adesso per la letteratura dobbiamo accennare a Gabriello Chiabrera, che pur essendo savonese scrivendo in italiano ha influito molto sul periodo barocco. Ma i grandi che scrissero in lingua genovese sono Gian Giacomo Cavalli e Giuliano Rossi. Ah, qui c'è una perla scaramazza fatta a ciondolo, montata a ciondolo. A Sestri Ponente c'è una strada che i posteri gli hanno dedicato, ma sulla targa c'è scritto poeta dialettale, solo perché ha scritto in lingua genovese? Chiedo scusa, ma non mi trovate d'accordo. Cioè, Giacomo Cavalli fu un poeta italiano che nella lingua della Repubblica di Genova scrisse opere che stavano alla pari con la letteratura europea e reggevano il confronto con quelle dei migliori poeti in lingua italiana. Qualcuno, un Foresto, scrisse che sarebbe valsa la pena di imparare la lingua genovese al solo fine di leggere il Cavalli. E questo mi sembra un apprezzamento molto lusinghiero. Nasce a Genova nel 1590 in una famiglia di notai. Terminati gli studi, nel 1612 entra nel Collegio Notarile della Repubblica, sebbene la poesia fosse la sua aspirazione culturale massima. I latini dicevano che carmina non dant panem, le poesie non danno pane, perciò bisognava avere i piedi per terra e trovare un lavoro sicuro. Quindi nel 1622 entra a far parte dell'amministrazione del Banco di San Giorgio. 3 anni dopo si distingue anche nell'attività militare, prendendo parte nel 1625 alla vittoriosa campagna contro le truppe di Carlo Emanuele I di Savoia, di cui abbiamo parlato prima. Fu in questa occasione che scrisse la Canzone di Guerra, che esaltava la resistenza all'invasione franco-piemontese, facendo riferimento alla passata grandezza dei Liguri
e a Genova come la regina del mare. La prima notorietà in campo letterario gli giunse grazie alle raccolte di opere dedicate ai dogi in occasione della loro elezione, che unite ad altre liriche formarono nel 1936 la città raseneise, cioè la cetra genovese, diventato tanto famoso e consultato da uscire in una decina di edizioni sino a tutto il 1800, tant'è vero che questo lo vedete che è Stamperia Pagano 1823. Esso costituiva una raccolta di poesie amorose in forma di sonetti, canzoni, madrigali, la canzone di guerra, gli encomi dogali, i sonetti dedicati alla Vergine Maria, secondo il gusto barocco dell'epoca, ricco di elegante immaginazione e virtuosismo letterario, rigorosamente in lingua genovese. I famosi sonetti di ispirazione amorosa trattano quasi sempre dell'amore infelice e non corrisposto che accomuna gli uomini aristocratici o popolari destinati a soffrire a causa della donna, descritta come la creatura demoniaca che circuisce e abbandona, portando il poveretto alla dannazione eterna. «Donna me giudirò se dico stria» era il verso d'inizio di un sonetto. Per Cavalli la donna non è certo quella idilliaca di Petrarca, anzi, è una creatura diabolica, creata e mandata in terra per far disperare e dannare l'uomo. Un continuo rapporto di amore e odio. Nonostante ciò, non ha mai potuto stare lontano dalla donna, perché è un destino comune a tutti gli uomini, perseguitati da una sorte malvagia. Vabbè, forse esageravo un po', ma certamente avrà avuto qualche brutta esperienza. I sonetti sono di ambientazione differente. Villereccia, marinaresca, servile, in cui finge di volta in volta di essere un innamorato di estrazione diversa, un marinaio, un servitore, un contadino, ma sempre sottoposto alle follie dell'innamoramento, senza mai indulgere espressioni popolaresche o triviali, secondo una certa moda dell'epoca. A gennaio 1652 risale l'ultimo documento burocratico che lo riguarda. Al 1654, invece, l'ultima prova dell'attività poetica, l'encomio composto per l'elezione ad oggi di Alessandro Spinola. Dopo questa data si perdono le sue tracce e si può pensare che sia rimasto vittima della grande peste del 1656-57. E adesso l'ultimo, Giuliano Rossi. Nato a Sesto Ponente nella seconda metà del XVI secolo, l'anno non si conosce, in una posizione sociale probabilmente piuttosto agiata. Frequentava il bel mondo genovese in occasione della villeggiatura dell'aristocrazia nel suo paese, Sesto Ponente, che allora era una stazione climatica di elite. Aveva un carattere gioviale, sapeva come animare le compagnie, ma non si è mai saputo se avesse esercitato un mestiere o una professione, tali da spiegare la familiarità con tanti membri del patriziato. Sebbene amasse firmarsi Todaro Conchetta, aveva una buona cultura e intrattenne anche rapporti con esponenti della cultura ligure come Luca Sarino, Andrea Spinola e Gian Giacomo Cavalli. Ma la sua vita era parecchio disordinata e certamente vissuta sopra le proprie possibilità, tanto che si ridusse in pratica al ruolo di cortigiano, di adulatore, tentando di procacciarsi con i suoi servigi i favori di qualche protettore. Pare anche che avesse avuto una riga di figli e quindi li doveva tenere. Il pubblico che acclamava Cavalli, quale raffinato cantore, si divertiva ai versi spesso impertinenti di Giuliano Rossi, che si rivelava un semplice verseggiatore, nient'altro che una gazzetta del pettegolezzo e della buona società genovese. La sua produzione fu veramente numerosa, ma non fu mai data alle stampe, gran parte costituita da temi di occasione, battute, maldicenze.
poesia frivola e scherzosa, raramente affronta temi di carattere sociale e morale. Per una beffa del destino, il suo ultimo componimento si chiamava Descrizione della peste, quella degli anni 56-57, che lo portò via come cavalli. Fine.